Ciao a tutti ragazzi, oggi unboxing di un nuovo prodotto che mi è arrivato. Andiamolo a scoprire subito tutti insieme. M2 Pro sarebbe la cassa che mi sono preso su Amazon. 30 watt, certificazione IP6, resistente ad acqua, alla polvere. Abbiamo qui che abbiamo wireless, radio FPM, abbiamo la possibilità di aggiungere una micro SD con card, voce vocale, abbiamo anche la possibilità di chiamare durante la chiamata con una persona direttamente dalla cassa, e abbiamo un doppio stereo che permette di un audio molto ma molto potente a 360 gradi. Ora andiamo a aprire la custodia, vediamo all'interno cosa troviamo. Custodia molto, un po' pesante, ma molto carina dal mio punto di vista. All'interno della custodia troviamo il manuale delle istruzioni per metterle in moto, come funziona, eccetera. Poi qui troviamo anche il contatto, credo, dell'assistenza Amazon, ottimo. Poi all'interno è carino ragazzi, bellissimo. Sarebbe un portacassa che sarebbe, si collega direttamente alla cassa. Devo, vi farò sapere cosa serve. All'interno, eccola, abbiamo anche dei cavetti per mettere direttamente dentro la cassa USB tipo C, credo. Eccola, molto potente, molto grande, credo, come cassa. Andiamo a prendere la cassa. Questa è la grande cassa, l'appoggio direttamente qui in questo modo, bella grande, compatta, dovrebbe essere anche molto potente. Allora, nei lati troviamo anche i pulsanti che servono per alzare il volume, abbassare il volume, tasto credo per il reset della cassa, anche un altro qua. Qui troviamo all'interno, prendo la custodia, porta USB normale, porta per ricaricare direttamente anche i telefoni, e abbiamo anche un cavo per collegare la radio FM. Veramente ottimo, due speaker come vi ho detto. Poi sicuramente vediamo all'interno cosa c'è più. Ah boh, questo è il cavo USB tipo normale, non è tipo C la cassa, mi dispiace per questa cosa. E poi abbiamo, non so cosa serve questo coso ragazzi, cosa cavolo adesso. Se qualcuno sa cos'è fatemelo sapere nei commenti, perché in ambito cassa è la prima volta che vi porto un unboxing su una cassa. E ragazzi, molto pesante, in mano abbastanza leggera, però comunque è molto grande come cassa. La proverò, vedrò come mi trovo, come è potente. Sicuramente è un'ottima cassa anche a tenerla in mano, è molto bella perché si tiene molto bene in mano. Allora, la potete utilizzare a 360 gradi anche nelle feste, anche per la doccia, perché è certificata X6. Se volete farmi una doccia, sicuramente è ottimo come cosa. Qui, come vi ho detto, abbiamo anche i tasti, tasto per il volume, tasto per accendere. Vabbè, ci sono anche casse molto ma molto più, questo è l'audio se non mi sbaglio, più potenti credo, che permettono direttamente di collegarla. Poi vi farò vedere come si collega, questo è solo un unbox, ci sarà anche la recensione e vi farò vedere tutto, come funziona, come si collega, che potenza ha. Sicuramente anche durante il video dovete almeno alzare il volume al 100 e capire che potenza ha questa cassa. Prezzo di partenza di questa cassa 45 euro, vi mando anche il link in descrizione, e con Prime la pagate circa sui 30 ragazzi, euro 20, con questo è 34 tutto euro Gigi. Ma vedete, ci vediamo nella recensione molto, molto potente. Ciao, grazie anche al doppio speaker, e anche grazie che rimbomba molto bene, anche i bassi si sentono molto ma molto bene. Allora ragazzi, ora vi faccio sentire anche un po' di musica senza che aspettiamo la recensione, e andiamo a sbloccare il tablet e
Colleghiamo via Bluetooth, si collega in questo modo, si chiama MP2 Pro. Bluetooth device, ecco, is connected successfully. Basta vedere questo pulsante verde per capire se è collegato. Ora proverò a farlo partire via tramite YouTube, che ora già è collegato. Ok ragazzi, ho trovato la musica, proviamo. Mannaggia, sta pubblicità. Basta con i regali riciclati, vai di regali ricondizionati. Alziamo il volume, massimo. Ok, a massimo sta. Vediamo come si sente. Sicuramente i bassi sono profondi, due speaker molto potenti che servono a aiutare molto su questo punto di vista. Proviamo un'altra volta. Ragazzi, cosa vi posso dire? Nulla da dire, tutto top e volume massimo molto potente. Ci vediamo nella recensione completa di questa cassa. Secondo me è molto potente sia negli alti sia nei bassi. Vi saluto da Tecnogigi.